Non mi piacevano le minacce del governo Berlusconi, non mi sono piaciute le disattenzioni e talvolta gli insulti dei governi di centrosinistra, ma questa volta si è oltre. Si minaccia di abrogare l'ordine dei giornalisti, di levare tutti i fondi ai piccoli giornali, di cancellare le convenzioni. Ci sono una serie di atti e di gesti, scappare dalle conferenze stampa, che sono oggettivamente un attacco all'articolo 21 della Costituzione. L'aggressione verso l'Espresso e Repubblica non riguarda solo quei due giornali, è una sorta di cazzotto sferrato all'articolo 21, al diritto del cronista di informare e al diritto dei cittadini ad essere informati. Io penso che sia intollerabile e penso anche che sia giunto il momento, tutti i giornalisti italiani e tutte le associazioni dei cittadini che hanno a cuore la Costituzione, di tornare in piazza e di far sapere che la libertà di informazione è la premessa di ogni ordinamento democratico. Avete già un'idea, una data? Dovrà essere discusso tutti quanti assieme, ma io penso che si debba tornare in piazza senza bandiere di parte o di partito, semplicemente con il tricolore e con la carta costituzionale. In questo momento è in atto un'aggressione alla prima parte della Costituzione, dove c'è anche l'articolo 21, e questo non riguarda solo i giornalisti, riguarda ancor più i cittadini che hanno diritto ad essere informati. Senza libertà di informazione, senza libertà di fare domande, non sussiste l'ordinamento democratico. Dai qua un secondo, centrali, grazie. Qua di qua, eccola.